percorso qui arriva da 10 anni. Questo qui è il sentiero della bonifica, è la cartina che fece la provincia a suo tempo all'inaugurazione appunto di questa infrastruttura 6 o 7 anni fa ormai, e praticamente è il tracciato che da Arezzo lungo la Val di Chiana arriva fino a Chiusi. Davanti alla stazione di Chiusi sono 62 chilometri con ben 20 metri di dislivello fra la partenza e l'arrivo, e che permette in stagioni come oggi, che è una giornata splendida, di percorrerlo a famiglie, ai turisti, ai cicloturisti, eccetera. 400 chilometri di piste ciclabili che attraversano gran parte della Toscana. Si tratta di un sistema integrato di mobilità composto da un lato dalla ciclovia dell'Arno, che segue appunto il corso dell'Arno, e dal sentiero della Bonifica, che invece costeggia il canale maestro della Chiana. 400 chilometri immersi in tanti parchi naturali, ma che toccano anche la storia del nostro territorio, come qui nella Cortonese. Praticamente eccolo qui, riportato in questa cartina qui, all'altezza di Fogliano della Chiana, va bene, al chilometro, questo è il chilometro 40, per cui sono di qui a Arezzo sono 22 chilometri, 25 chilometri da Arezzo si imbocca il cosiddetto sentiero dei Principes, che da una parte porta agli scavi archeologici del Sodo che sono qui alle nostre spalle, dall'altra parte a un certo punto si biforca e porta alla stazione ferroviaria di Camuscia. Perché? Perché è molto importante questo sistema di intermodalità, cioè venire da Arezzo in bicicletta, praticamente uno fa 50 km, dice io dopo farne altri 50 magari mi costa fatica. Prende, va alla stazione, tutti i regionali hanno la carrozza dedicata per caricare le bici, paga il suo biglietto e il biglietto per la bici e arriva, torna tranquillamente a Arezzo, a Firenze, in una giornata normale, non calda come oggi, in 4 ore, 5 ore, cioè lo fa tranquillamente, lo fanno anche i bambini, perché appunto difficoltà altimetriche non ci sono. Sei immerso nella natura e perché stai bene, ti rilassa questa cosa. Infatti io ho partecipato così all'ultimo minuto, proprio giornata bella, e si vive in mezzo alla natura, come ripeto. La Regione Toscana negli ultimi anni ha investito molto per interventi sulla mobilità ciclabile. Per il percorso integrato dal 2014 sono stati infatti stanziati 24 milioni di euro tra fondi regionali, statali e comunitari, che secondo le stime della Giunta guidata da Enrico Rossi hanno attivato un investimento complessivo che arriva a 34 milioni. Decido più che altro per andare in bici, farli in bicicletta, perché con la bicicletta è uno dei pochi mezzi con cui te appunto vai molto piano e vedi quasi tutto. Per cui non è come quando uno va in macchina o in moto, passa nei posti e vedi e non vedi. In bicicletta giri la testa e ti immergi nel paesaggio, che poi il nostro paesaggio toscano è inconfondibile e apprezzato in tutto il mondo, e noi abbiamo questa grande possibilità. C'è da considerare questo: una volta che è terminata la ciclopista dell'Arno, con il collegamento si arriva a 400 km di ciclopiste, cioè siamo a livello europeo.